Noi stiamo facendo piani industriali o progettazioni specifiche per diversi territori in Piemonte, in Lombardia, in Toscana, nelle Marche, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè sostanzialmente, non so se si riesce a vedere bene, sì, 18% di recupero di materiale in purezza più un altro 20% da processi di densificazione e estrusione, di cui vi parlo a breve. La quota di scarto sarebbe un 22% più un altro 25% di biostabilizzato, cioè l'organico sporco di cui viene minimizzato l'impatto. Potenzialmente si potrebbe raffinare anche il biostabilizzato e usarne una parte per i cosiddetti recuperi ambientali, cioè applicazioni circoscritte, vincolate in operazioni di rivegetazione di aree inquinate o cose di questo genere. Però noi cautelativamente pensiamo che tutto questo vada a discarica, quindi 25 più 22 fa un 47% del rifiuto residuo a discarica, 47%. Al tavolo di lavoro, ahimè, sapete che io ho reso esplicito il mio dissenso su una condizione, su un presupposto metodologico, cioè si assume che la fabbrica di materiali riduca del solo 15% il materiale che va in discarica, ma che fabbrica di materiali è? A quel punto lì non ne vale neanche la pena, si fa un solletico al materiale. Va bene, comunque, l'unico caso in cui è stato fatto questo errore metodologico, la Regione Puglia sta tematizzando questi impianti, li chiama REMAT, recupero materiali, però prevedono, scusate, solamente un 20% di recuperi, lo vedete lì in alto, e poi prevedono invece il 52% di CSS. Ma perché prevedono solo il 20% di recupero? Perché per loro parte della carta e della plastica devono rimanere a fare frazione combustibile, cioè CSS. I genitori del gruppo Marcegaglia che vanno alimentati sostanzialmente. Ma la stessa cosa, ecco, l'errore metodologico del tavolo da dove deriva? Dal fatto che si è deciso di restare adagiati sulle previsioni del piano regionale della regione Lombardia, che prevede uno scenario col TMP, prevede recupero di materiali, però prevede che da questi TMP ci sia solo un 15% di recupero materiali, quindi solamente i polimeri di maggior valore, e un 50% del rifiuto residuo che vada invece a CSS. No, l'alternativa è più radicale, un'alternativa di sistema, e lo si può fare. Qual è l'ultimo passo da fare? Il passo ulteriore è sugli scarti delle linee di selezione ottico-pneumatica o balistica. Lì abbiamo un materiale con larga prevalenza di frazioni eterogenee plastiche, il cosiddetto plasmix. E così come si è cominciato a fare negli impianti, le piattaforme con AI, la rete da Pontedera, che recuperato il 60% di HDPE, LDPE, policarbonato, PVC, polietilene, ha detto, ma noi poi abbiamo lì ancora polipropilene, altri vari materiali poliolefinici, anziché mandarli in inceneritore in discarica, proviamo a fare l'estrusione. E cosa ci fanno adesso? Ci fanno il granulato plastico per le scocche dei motorini della Piaggio. La Piaggio non lo fa per vendere il motorino dicendo è un motorino ecologico, non l'ha mai detto questo al Piaggio. Ma così facendo loro si sono garantiti l'approvvigionamento dei materiali negli anni a venire a quantitativi e prezzi già prefissati, mettendosi al riparo dalla crisi mondiale e dalla scarsità delle risorse. Sta qua l'intelligenza di affrontare una criticità facendola diventare una virtù e un'eccellenza. E allora che questo materiale diventi oggetto delle operazioni di densificazione e estrusione di cui vi parlerà il prossimo relatore, ci si possono fare vari materiali per edilizia, giochi, panchine, elementi del arredo urbano, vasi e quant'altro. A me piace evidentemente il vaso, non solo perché sono agronomo, ma per rievocare Fabrizio De André, no? Che dall'età mi nascono i fiori, anche dalla spazzatura si possono fare i vasi. E l'ultima immagine con cui vi lascio è questa, perché si dice, sì, però poi il ricorso alla discarica è maggiore, perché è un, facciamo anche il 60%, non il 45% che vi ho fatto vedere nel bilancio di massa prima, 60% del rifiuto residuo poi va a discarica, mentre con l'inceneritore solo il 25%, vero? Però questo fotografa una situazione, mentre la vita è un film, e anche nel settore della gestione dei rifiuti è un film, dobbiamo vedere il sistema nel suo movimento verso il futuro. E allora, se io mantengo la flessibilità adottando una fabbrica di materiali, posso lavorare sul vero elemento che mi consente la minimizzazione nel tempo del rifiuto residuo, che è l'aumento continuo della raccolta differenziata, l'introduzione della tariffazione puntuale, l'adozione di strategie di riduzione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora vedete, linea rossa, un inceneritore. Questa è una previsione specifica che abbiamo fatto per un certo contesto territoriale. Con l'inceneritore si è poi costretti a produrre 16.000 tonnellate all'anno di scorie ceneri, in quel caso. Invece con la fabbrica dei materiali è vero che i primi anni c'è un quantitativo maggiore di scarti che vanno a discarica, ma poi traguardando dopo l'80, andando all'85% e poi al 90% di raccolta differenziata, questo consente la cosa che ci sta veramente a cuore, cioè anche nella minimizzazione del ricorso allo smaltimento finale in discarica. Bene.
Quindi, riassumendo, quali sono i vantaggi dell'approccio a freddo? Anzitutto, minori costi di investimento e gestione. Qui su Arkham la situazione è distorta dal fatto che ci sono già delle installazioni per l'incenerimento. E però l'occasione propizia, per sottolineare una cosa, e qui ritorno ad essere membro del tavolo di lavoro. Sostanzialmente, l'esito finale dell'analisi del tavolo di lavoro, ed è stato detto nell'ultimo incontro che abbiamo fatto a Rescaldina, è stato a Rescaldina, sì, qualche giorno fa, è che tutti gli scenari sono sostenibili economicamente. In una situazione, peraltro, in cui l'analisi economica era stata ristretta al cancello dell'impianto, cioè nell'ottica dell'azienda, non nell'ottica del beneficio del territorio. Ma sostanzialmente con quell'analisi abbiamo fatto vedere che in tutti gli scenari, anche dismettendo l'impianto e facendo la fabbrica dei materiali, non ci sono perdite per l'azienda. Il tema delle svalutazioni patrimoniali è incluso nell'analisi economica, non c'era bisogno di chiederlo un'altra volta, perché c'era già come ammortamenti pro quota delle svalutazioni patrimoniali. È profondamente ingiusto che una fabbrica dei materiali si debba accollare i costi delle svalutazioni patrimoniali, che sono un elemento di artificio contabile sostanzialmente, ma siccome il problema, la criticità c'era per scelte sbagliate, pregresse, allora abbiamo detto, va bene, computiamo l'ammortamento finanziario del valore patrimoniale residuo dell'impianto. Però se si dovesse partire da zero, lì non c'è gara, perché per un inceneritore stiamo tra 1.000 e 1.500 euro tonnellata anno di capacità operativa, con una fabbrica di materiali siamo attorno a 200-300 euro per tonnellata anno di capacità operativa come costo di investimento, e di conseguenza anche i costi di esercizio ne vengono, diventano più favorevoli. Scalabilità si può fare anche in piccoli distretti, con iniziative di prossimità, velocità di allestimento: in 2 anni questi impianti possono essere operativi e funzionanti. La convertibilità al trattamento di frazioni da raccolta differenziata, quello che vi ho spiegato, e che è la cosa più importante, perché ci garantisce quella flessibilità e adattabilità di sistema. E questo è l'ultimo concetto, non a caso l'ho lasciato in fondo, perché è quello più importante che vale la pena di portare a casa e ragionarci tutto il fine settimana. Vi ringrazio. Grazie. Chiamo adesso Gabriele Andrighetti, che è consulente tecnico della società Ritecno, che ci parlerà proprio delle frazioni plastiche, quelle che finora non erano riciclabili. E invece forse anche lui non lo sa, e poi scopre che invece si possono riciclare. Adesso ci spiega come. Intanto che lui si prepara, vi vorremmo leggere questo messaggio che ci è giunto dal Presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, perché? E adesso ve lo dice Sara, perché. Mi sento molto Valletta di Sanremo quest'oggi. No, allora, più seriamente, ritornando nella serietà delle cose, prima di tutto vorrei ringraziare Enzo Favorino anche per quello che è il contributo che lui sta dando a un dialogo veramente importante che è in atto tra diversi soggetti sul territorio relativamente a quello che per l'appunto è il tema all'ordine del giorno, che coinvolge direttamente alcuni di quelli che sono i comuni membri del patto dei sindaci dell'atto milanese. È un momento veramente di seria riflessione e di seria valutazione rispetto a quelle che sono decisioni importanti che dovranno essere prese a breve, un momento di seria riflessione e valutazione da parte di tutti quelli che sono i soggetti coinvolti. Allora, per quanto concerne la comunicazione che c'è per l'appunto arrivata da Ermete Realacci, ci è arrivata questa comunicazione perché il nostro territorio, la società civile del nostro territorio, tempo fa, neanche tanto tempo fa, si è resa protagonista, coprotagonista della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Rifiuti Zero. Proposta di legge che è stata depositata presso le istituzioni nazionali e che ad oggi unica proposta di legge di iniziativa popolare che è oggetto di discussione nelle sedi competenti, ossia la Commissione Ambiente e Territorio presso la Camera dei Deputati. Quindi vado a leggervi quello che è il saluto. Cari amici,
Vi ringrazio per l'invito a questa interessante iniziativa, ma come sapete non potrò essere con voi per gli importanti impegni che attendono il Parlamento, in questi giorni convocato in seduta comune per eleggere il Presidente della Repubblica. Il tema del convegno, da rifiuti e risorse, è di grande interesse non solo per l'ambiente, ma anche perché la gestione responsabile dei rifiuti, quella della differenziata, del compostaggio, del riuso e del riciclo, è già oggi un settore strategico per ripensare in chiave green la nostra economia e guardare con fiducia al futuro. Il Parlamento sta lavorando su diversi provvedimenti, dal collegato ambientale alla legge di iniziativa popolare Rifiuti Zero, la cui discussione è stata avviata proprio questa settimana, con l'obiettivo di mettere in campo strumenti per favorire il recupero ed il riutilizzo delle materie prime e seconde. Una strada, quella della corretta gestione dei rifiuti, che grazie all'esperienza virtuosa di tante buone amministrazioni è già realtà in diverse parti del Paese. Penso ad esempio alle 1.328 amministrazioni che differenziano oltre il 65% dei rifiuti censite da Legambiente, o ai 300 comuni che riducono e riciclano il 90% dei rifiuti. E anche se si può fare molto di più, il nostro Paese è primo in Europa per recupero di rifiuti riciclabili. Sempre al recupero dei materiali e all'utilizzo di materia prima e seconda si devono il risparmio di circa 15 milioni di tonnellate equivalente di petrolio, TEP, di energia primaria, e il taglio delle emissioni per circa 55 milioni le tonnellate di CO2. A dimostrazione che quando l'Italia fa è capace di fare bene e raggiungere traguardi importanti. Tutti i motivi che mi portano ad augurarvi che la vostra iniziativa abbia successo. Buon lavoro, Ermete Galacci, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio e Lavori Pubblici della Camera. Direi che quanto sta accadendo alla Camera dei Deputati presso quelle che sono le sedi di competenza è il risultato di quanto bene fa la collaborazione tra l'iniziativa dei cittadini, l'attività dei cittadini e poi l'assunzione per propria competenza delle istituzioni per quanto le concerne. Quindi un applauso anche ai cittadini che si sono adoperati per questa iniziativa. Tanto buongiorno a tutti, prima di tutto voglio ringraziare gli organizzatori, la conferenza dei sindaci e l'Ecoistituto di darmi questa opportunità di presentare un po' il lavoro che io insieme ai miei più stretti collaboratori e partner abbiamo organizzato, abbiamo portato avanti in questi ultimi 10 anni. La società Ritecnor è una società nata relativamente da poco, piccolissima società con finalità soprattutto scientifiche, di sviluppo e di una ricerca specifica nel recupero di materie plastiche eterogenee post-uso. E oggi cercherò ovviamente di parlarvi brevemente concretizzando direi nel mio intervento le esperienze che abbiamo maturato in questi anni. Chiaramente sono l'anello finale, quindi non potrò approfondire le tematiche che hanno toccato i miei illustri relatori che mi hanno preceduto. Sarò più specifico, entrerò più specificamente proprio nel problema del rifiuto plastico eterogeneo, che voglio sottolineare in questi anni ha avuto un'evoluzione molto importante, perché se facciamo riferimento ai primi materiali plastici di raccolta nell'ambito delle raccolte differenziate di 30-40 anni fa, possiamo fare riferimento a materiali che erano molto più materiali plastici molto più omogenei, vale a dire unicamente fatti da un prodotto plastico,
cioè vale a dire o polipropilene o polietilene o PET e via di seguito. Questo comportava che, dato 100 il materiale raccolto nelle campagne, portato, conferito poi successivamente alle piattaforme di separazione, avevamo che l'80% di questo materiale poteva essere recuperato, mentre il 20% purtroppo non poteva essere recuperato, portato o in discarica o in cedimento, perché è formato da materiale poliaccoppiato, cioè vale dire di plastica con presenza di o cellulosa o di altre alluminio o di altre, altri materiali. Se invece andiamo sempre nelle stesse piattaforme di selezione di questi materiali plastici, al giorno d'oggi vediamo che questa percentuale è molto cambiata, cioè vale a dire soltanto circa il 55% può essere recuperato, mentre il 40-45% è un materiale che praticamente non può essere recuperato, perché direi la tipologia del sistema degli imballaggi dei prodotti sostanzialmente alimentari e non solo è cambiata sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista di garantire una miglior conservazione degli alimenti e sia anche dal punto di vista del marketing. Io faccio sempre l'esempio dei bottiglie di succo di frutta che attualmente, non so se qualcuno lo ha notato, sono fatte da in gran parte da PET, no? Utilizzando il PET, poi hanno un film di polietilene a bassa densità esterno, perché in un intercapedine devono mettere i coloranti, il logo, per accattivare ovviamente l'interesse di chi deve andare a comprare questo succo di frutta. Oppure invece, nella logica di una migliore conservazione, come può essere quando è stato inventato il Tetra Pak, quindi abbiamo cellulosa, abbiamo un film di polietilene e poi un film di alluminio interno. Ma se compriamo i biscotti, cioè anche i biscotti hanno, diciamo, un poliaccoppiato formato da polietilene e un film di alluminio e via di seguito, cioè ormai in tutti, diciamo, gli alimenti che andiamo a comprare ci sono, c'è una presenza sempre più diffusa di poliaccoppiati. Questo è un elemento, direi, molto importante, perché diciamo la logica della selezione non è, anche se ci sono delle macchine che riescono adesso non più manualmente, ma ci sono con dei lettori ottici a effettuare questa selezione, però di questi poliaccoppiati bisogna fare un investimento diverso, costosissimo, e tale per cui non è compatibile poi sul recupero da parte del mercato di questi prodotti, perché hanno un prezzo elevatissimo. Quindi da parte di questa piccola società che rappresento c'è stata proprio l'ideazione di un nuovo modo di concepire questo tipo di recupero dei materiali, cioè vale a dire non finalizzata a portare la plastica, ovviamente per tipologia, all'origine, quindi come dicevo prima raccolgo tutto il polietilene e lo porto con processi successivi, triturazione, lavaggio e rigranulazione a poter essere ricommercializzato, o il polipropilene o il PET e quant'altro, ma una logica di creazione di un compound. Cosa vuol dire? Io sono ingegnere civile, quindi vengo da un settore più classico delle costruzioni, e per far capire questo concetto a chi me lo chiede faccio riferimento, non so, al calcestruzzo o all'asfalto. Cioè il calcestruzzo è stato ideato all'inizio dell'Ottocento per mettere insieme direi del materiali inerti, ghiaia e sabbie, tenuti insieme da un legante che è il cemento, e si è ideato questo nuovo elemento, questa nuova materia,
che poi vedete quanto è in uso ormai nella costruzione degli edifici, anche delle strade in certi casi. L'asfalto è la stessa cosa, cioè sono dei materiali inerti, ghiaia e sabbia tenuti insieme dal bitume. Il compound a cui noi facciamo riferimento più o meno è la stessa cosa, cioè vale a dire è la, un conglomerato che annovera alcune percentuali, ovviamente di piccolissime dimensioni, con la nostra tecnologia si quasi polverizzano, materiali che rappresentano piccoli fogli di alluminio, quindi nel poli accoppiati ci sono, cellulosa, non so come può essere nel tetra perché quant'altro, tenuti insieme da delle polliole fine, quindi che è la maggior parte di plastica presente nel sistema degli imballaggi normali. Ecco, noi a questo punto siamo in grado di costruire una materia nuova che è del tutto similare alla plastica tradizionale, più o meno alle stesse caratteristiche fisiche e meccaniche. Chiaro è che per arrivare a questo risultato bisogna conoscere bene la tipologia del rifiuto, caratterizzarlo, analizzarlo e sapere come mescolarlo, fare la miscelazione di questi materiali. Perché? Perché poi questo mix o questo compound è finalizzato a realizzare un prodotto finale e il prodotto finale ha caratteristiche diverse a seconda del prodotto stesso, cioè vale a dire se io devo fare un vaso, mi riferisco all'amico Paolo Contò, un vaso perché abbiamo avuto esperienze comuni in tal senso, un vaso per il floro-ebraismo, chiaramente devo ottenere una materia che abbia più resilienza, più flessibilità rispetto alla resistenza. Se devo costruire un pallet è l'opposto, cioè devo avere una materia prima che abbia più resistenza rispetto alla flessibilità. E questo, credetemi, con la realizzazione di compound specifici si possono